Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Giulianova, dove il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio preventivo del 2018 con l'astensione però del Partito Democratico, che ha fatto infuriare il sindaco. Mastro Mauro ha accusato il PD di irresponsabilità. Intanto l'assessore Canzanese ha rassegnato le dimissioni annunciate, ha annunciato l'uscita dal Partito Democratico. Sentiamo. E oggi sono successe due cose. In primo luogo che il bilancio di previsione 2018 della città di Giulianova è stato approvato e questo bilancio contiene tutte le ulteriori risposte di questo quinquennio, dopo che tante altre sono state già soddisfatte, altre in itinere, come la caserma dei Carabinieri che a breve prenderà l'avvio, i cui lavori prenderanno l'avvio, via Nazario Sauro che si sta realizzando, la scuola di Colleranesco che ha preso l'avvio, ci sono le risposte per 500.000 euro per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 4 milioni di euro per completare la messa in sicurezza e il miglioramento sismico delle scuole in città, in complesso 10 milioni di euro di opere pubbliche, fra le quali tante, ma piano asfalti per mettere in sicurezza tutte le strade ammalorate, collettore di via Parma 490.000 euro per risolvere il problema degli allagamenti di viale Orsini Nord, nessun aumento di tassazione locale, nessun taglio di servizi, e questo nonostante l'atteggiamento irresponsabile del Partito Democratico, che ha dato il diktat ai propri assessori di non approvare questo bilancio. L'assessore Canzanese ha detto in giunta che lei è d'accordo con il bilancio, che lo ritiene positivo, si è dimessa dal Partito Democratico e si è astenuta per senso di responsabilità nei confronti di chi l'aveva indicata. Io la ringrazio di questo. Ma l'atteggiamento del Partito Democratico è grave. Ci spostiamo a Teramo adesso, dove Sinistra Italiana e Prospettiva Comune lamentano il fatto di essere state escluse dalla discussione che riguarda la scelta del candidato sindaco del centro-sinistra. Chiedono un percorso verso l'unità. Vediamo molta confusione nel campo, soprattutto anche del centro-sinistra, vediamo un proliferarsi di liste civiche, tanti candidati sindaci, una sorta di congresso del Partito Democratico a cielo aperto, e crediamo e facciamo un appello a smetterla con questo livello della discussione e soprattutto denunciamo oggi comunque che come forze politiche, Sinistra Italiana, ma anche la Prospettiva Comune, non siamo stati contattati in questo frangente, sia dal Partito Democratico che ha dato un mandato esplorativo al presidente Di Sabatino, che però doveva avere questo compito di riunire il centro-sinistra, e noi non siamo stati assolutamente contattati, ma anche nei confronti delle altre compagini civiche abbiamo, diciamo, delle critiche dal punto di vista delle modalità. Ci sembra un po' anche un déjà vu rispetto al passato, si nascondono le identità politiche dentro le varie civiche, ma noi invece vogliamo mettere la politica in campo come sinistra e come civismo e associazionismo, come sinistra politica e sociale insieme. Abbiamo fatto delle cose insieme negli anni, oggi abbiamo pure riportato alcuni, diciamo, articoli, ma diciamo, iniziative sulla città, acqua, trasporti, beni comuni, lavoro, su tanti temi siamo già stati presenti in questo dibattito, anche con interrogazioni parlamentari, quindi abbiamo coinvolto le istituzioni, abbiamo coinvolto diverse soggettività sulla città di Teramo, vogliamo essere quindi dei protagonisti in questa campagna elettorale. Oggi non usciamo con una proposta definita di candidature sindaco, di liste già pronte, è un percorso che vogliamo aprire alla città, ci saranno sicuramente delle iniziative pubbliche, ma vogliamo farlo rilanciando comunque un incontro, un dialogo con tutti quanti, perché sono due anni che usciamo sia come Prospettiva Comune che come Sinistra Italiana per un tavolo per l'alternativa. Adesso possiamo dire che ci danno ragione di fatto, perché sono tutti qui in campo per dire che serve un'alternativa per la città. Noi lo diciamo da due anni e vorremmo che questa discussione si fa dal punto di vista politico e partecipato nella città. Torniamo adesso alla tragedia di Rigopiano, perché il comitato vittime di Rigopiano ha scritto una lettera formale per avere chiarimenti sull'inchiesta. È stata scritta appunto dal comitato alla procura di Pescara. I familiari delle vittime della tragedia continuano a chiedere giustizia da quel terribile 18 gennaio 2017, con la morte di 29 persone
persone. I parenti delle vittime, secondo i quali è necessario non chiudere le indagini e continuare a lavorare su altri elementi, hanno anche chiesto e ottenuto un incontro per mercoledì alle ore 17. In particolare il comitato vuole sapere a che punto sono le indagini, avendo appreso dalla stampa della richiesta di una proroga di 6 mesi. Chiarimenti vengono richiesti anche sui nomi degli indagati, perché, dicono i parenti delle vittime, secondo noi manca qualcuno e vorremmo sapere se a breve ci saranno sorprese in tal senso. Il timore del comitato è che vengano chiuse le indagini, mentre noi abbiamo ancora delle perplessità e siamo convinti che ci siano anche altri punti su cui lavorare, magari altri filoni di inchiesta, in riferimento tra l'altro a quanto emerso da un'inchiesta giornalistica sul mancato utilizzo di mezzi aerei militari per raggiungere più in fretta l'hotel. Andiamo a Chieti adesso, perché il sindaco Umberto Di Primio torna sulla questione conti in rosso del comune. Il primo cittadino ribadisce che il problema sta nella poca riscossione dei tributi e dice di essere in prima persona al lavoro per verificare il lavoro appunto di Teate Servizi. Vediamo. Ma guardi, la situazione del comune è una situazione antica, lo ha ricordato lei, nel senso che noi ci trasciniamo dietro dei debiti, ma al di là dei debiti il vero problema che oggi abbiamo in comune è la scarsa capacità di incassare, cioè noi non incassiamo tutto quello che dovremmo ricevere per tasse, tributi e servizi, e questo ovviamente determina una inconsistenza del flusso di cassa, cioè non girano soldi sulla cassa, sul conto di tesoreria del comune, e questo sta ovviamente indebolendo anche la capacità di spesa del comune. Stiamo intervenendo su questo, sono intervenuto direttamente sui dirigenti, in qualche modo costringendoli a sedersi al tavolo settimanalmente con me e con la giunta per verificare il loro operato. Abbiamo fatto un'azione di rinnovamento in Teate Servizi, ma anche di nuova gestione dell'intero monte servizi che è affidato alla nostra società. Insomma, stiamo cercando da una parte di recuperare le somme che non sono state pagate, dall'altra di migliorare la organizzazione sia di Teate Servizi che del Comune, e soprattutto stiamo cercando di far comprendere alla Corte dei Conti e al Ministero che è stato interessato dalla Corte dei Conti che qui i tagli che potevamo fare sono stati fatti. Ne faremo anche di altri sulle spese del Comune, ma abbiamo bisogno di recuperare le somme che non sono entrate in questi anni per una politica troppo spesso compiacente con chi doveva pagare, non sono entrate nelle casse del Comune. Cronaca adesso: i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara hanno denunciato un uomo di 59 anni della provincia di Chieti per esercizio abusivo della professione medica, in particolare di dietologo nutrizionista, e sequestrato lo studio dove operava nel centro di Pescara. Il sedicente professionista, privo di titolo abilitante, riceveva tanti ignari pazienti, alcuni dei quali affetti da patologie, che, convinti di recarsi da un medico specialista, si sono affidati alle sue cure e ai piani dietologi da lui prescritti. Sebbene non laureato, la sua professionalità è risultata nota in varie città della regione, soprattutto nell'entroterra teramano, attraverso sia il naturale passaparola da parte della sua clientela che mediante l'utilizzo di Facebook. Le perquisizioni effettuate dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara hanno permesso di sottoporre a sequestro numerosi bollettari medici in bianco, materiale informatico, cartelle contenenti dati clinici di oltre 400 clienti, ovviamente copiosa documentazione utile per la successiva attività di controllo fiscale. Infatti, oltre ad esercitare abusivamente la professione, l'individuo ha operato in totale evasione fiscale. In occasione del successivo intervento per l'esecuzione di attività volte proprio a ricostruire gli illeciti proventi sottratti a tassazione, i militari hanno ora constatato la reiterazione dell'attività abusiva da parte del falso professionista. Torniamo a Chieti adesso, perché in piazza Valignani l'associazione Libera ha organizzato una manifestazione in ricordo di tutte le vittime delle mafie. Vediamo. Tanti giovani questa mattina a Chieti per partecipare alla 23ª giornata contro le mafie, per ricordare le vittime di tante tragedie. Organizzata al presidio di Libera Attilio Romanò, che è stata costituita a Chieti.
Dal palco ha parlato la coordinatrice Gilda Pescara ed ha coinvolto tutti i giovani presenti. Tutte le scuole hanno partecipato con impegno, hanno promosso la distribuzione di fiori, di volantini, ognuno ha raccontato qualcuna delle vittime per dare un segno tangibile della volontà dei giovani di dire no alla mafia. Una bella manifestazione molto partecipata. Ascoltiamo alcune parole dette dal palco da Gilda Pescara, presenti i genitori di Attilio Romanò, una delle vittime della mafia. Le persone uccise dalla violenza mafiosa sono nomi, sono storie, sono vite che sono state sepolte, vivono magari nei cuori, nei pensieri, nelle preghiere dei familiari, ma la società, le istituzioni le ha dimenticate. E allora noi siamo qui oggi per fare memoria, ma soprattutto per fare impegno della memoria. Ci spostiamo a Pescara adesso perché sono circa 200 gli stalli per il parcheggio a disposizione per la Riviera Sud, nell'area verde di via Barbella. La soluzione serve ad ovviare al problema sollevatosi a seguito dei lavori di riqualificazione della riviera di fronte all'anfiteatro D'Annunzio. Alfredo Primante. Sarà l'area verde di via Barbella a Pescara ad accogliere i parcheggi estivi mancanti a seguito dei lavori di riqualificazione del lungomare sud di Pescara. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale, che risponde così alle critiche mosse dal centrodestra anche all'interno del Consiglio Comunale rispetto alla perdita degli stalli auto, che avrebbe messo in crisi le attività balneari presenti nella zona dell'auditorium Flaiano. I lavori appena partiti termineranno tra 120 giorni, ma saranno sospesi nella parte della riviera prima dell'estate per consentire l'accesso agevole alle spiagge. Durante la bella stagione la ditta che ha vinto l'appalto si occuperà comunque della realizzazione della nuova piazza antistante ai teatri, lasciando operativi gli stalli sul lungomare Cristoforo Colombo nella via che conduce a via Figlia di Orio. Al termine dei lavori sul lungomare riqualificato saranno 30 i parcheggi, la restante parte solo per l'estate sarà assorbita dall'area verde dietro il parcheggio a servizio dei teatri. L'area verde di via Barbella è un'area di 5.100 metri quadri, a 25 metri di stallo di sosta ad auto riusciamo a recuperare 190-200 macchine. Ma vogliamo dire anche una cosa alla città: recuperiamo una zona dopo tantissimo tempo, allargando la passeggiata, facendo la pista ciclabile, facendo una piazza di fronte ai teatri D'Annunzio e Flaiano, una piazza molto bella che consentirà a questa zona di vivere anche l'inverno e non più soltanto l'estate. E soprattutto la vera ragione di questo progetto: faremo in modo che venga eliminata la strada che corre di fronte ai teatri soltanto a partire da settembre per permettere il parcheggio anche lì quest'estate, e il ricongiungimento dell'area ex camping che aprì io come assessore nel 2008 con l'area verde che corre proprio di fronte ai teatri, in modo che dalla riserva si possa arrivare tranquillamente al mare. Questo parcheggio non ha bisogno di grandi spese economiche, è un parcheggio che ha bisogno soltanto di un decespugliamento delle canne che ci sono, non verranno toccati gli alberi, non ci saranno altre opere edili in questo parcheggio, c'è già un ingresso molto comodo e quindi per quest'estate sicuramente aprirà. E poi diciamo abbiamo bisogno invece di un lavoro più duraturo. Ci spostiamo a Lanciano adesso, demolizioni, ristrutturazioni e nuove opere. L'ex ippodromo sarà riqualificato per attività culturali con ampia area verde. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del Central Park, intitolato al compianto vice sindaco Pino Valente. Vediamo. Porto avanti il progetto di Pino Valente come avrebbe voluto lui. Giacinto Verna mostra il documento approvato in giunta comunale per la fattibilità tecnica ed economica del Central Park, intitolato al compianto leader del movimento civico Progetto Lanciano, prematuramente scomparso settembre scorso. A sollecitare un'accelerata sulla progettazione eseguita dall'ufficio tecnico del settore lavori pubblici è stata la Regione Abruzzo, che ha messo a disposizione 1 milione di euro nel master plan. I fondi saranno utili a realizzare alcune priorità progettuali, spiega il vice sindaco di Lanciano. La demolizione dei capannoni esistenti, funzionali all'ex ippodromo come stalle, area in sellaggio e box veterinario. L'abbattimento dei box, delle stalle, della zona in sellaggio
che in questi mesi hanno procurato comunque tantissimi problemi ai cittadini e a noi anche amministratori, perché appunto quella zona al momento, nonostante l'ottimo servizio di controllo da parte delle forze dell'ordine, vedono comunque delle situazioni di degrado. Saranno demoliti anche i 3 box sulla tribuna, ricostruita in 6 livelli col primo lotto da 300.000 euro di fondi comunali. A questi verranno aggiunti 2 livelli a degradare fino a quota 0 per ricongiungere la tribuna alla Cavea, una piazza pavimentata che potrà contenere complessivamente 5.000 posti a sedere. Altra priorità progettuale indicata alla Regione è il prolungamento del corso dentro il parco, che individuerà 2 parti distinte, un'area per attività culturali e spettacoli e l'altra a verde attrezzato e per attività sportive. Il progetto prevede inoltre il mantenimento dell'anello da 12 metri disegnato per le corse al galoppo. La sabbia però lascerà il posto per metà ad un'area verde e per l'altra metà alla pista ciclopedonale, 4 metri per la pista ciclabile e 2 per il percorso pedonale. Anche la recinzione del parco subirà cambiamenti, con delle aperture in corrispondenza delle vie parallele a Corso Trento e Trieste. Si svolgerà domani dalle 20.30 alle 21.30 la giornata della Terra, che coinvolge tutto il pianeta. In Abruzzo organizzate diverse manifestazioni collaterali allo spegnimento dei principali monumenti regionali. Vediamo. Lanciata 11 anni fa dal WWF a Sydney, l'Ora della Terra ha avuto nell'edizione del 2017 l'adesione di oltre 7.000 città in quasi 190 paesi del mondo. Una immensa energia positiva, quest'anno sintetizzata dall'hashtag Connect to Earth, per sottolineare il legame tra la biodiversità e il nostro benessere. Domani, sabato 24 marzo, dalle 20.30 alle 21.30, si spegneranno le luci di tanti luoghi simbolo del pianeta, tra questi anche quelle di tanti monumenti e città abruzzesi, da Palazzo d'Avalos a Vasto al Castello Aragonese di Ortona, dal Palazzo di Città di Pescara al Borgo Antico di Oricola, dal Monumento all'Alpino di Ovindoli a Piazza della Libertà di Giulianova, dalla Fontana Luminosa di Avezzano alla Torre del Cerrano. In tutto sono circa 50 i comuni abruzzesi che hanno aderito all'appello del WWF, a cui si aggiungono i parchi nazionali, regionali e le riserve, le scuole e le università, oltre a molti enti e istituzioni. Tra le iniziative collaterali promosse nella nostra regione ci sono le biciclettate di Chieti, Teramo e Lanciano. A Pescara invece dalle ore 9.30 i volontari puliranno l'area del Fratino nella zona della Madonnina. È un gesto simbolico, perché spegnere le luci per un'ora dalle 20.30 alle 21.30 non risolve i problemi del pianeta, sicuramente, però si fa in tutto il mondo ed è la dimostrazione che tantissime persone nel mondo, in Abruzzo ormai la maggioranza dei cittadini, quasi circa un sesto dei comuni, delle città, con tutte le più grandi città, è una dimostrazione che tanta gente crede nella possibilità di uscire fuori dai problemi del cambiamento climatico, di superarli e di lottare tutti insieme per avere un futuro migliore. Il Comune di Chieti e l'associazione ambientalista Ambiente e Vita hanno siglato una convenzione per avviare un lavoro congiunto sulla cultura del rispetto dell'ambiente. Vediamo. Comune di Chieti e associazione Ambiente e Vita hanno siglato un'intesa che sarà replicata anche in altri comuni per attivare un tavolo di lavoro sulle tematiche della salvaguardia ambientale e della cultura del rispetto della natura. Benigno D'Orazio, presidente dell'associazione ambientalista fondata da Nino Sospiri, che opera a livello nazionale, spiega i contenuti della convenzione. Riguarda i rapporti della nostra associazione con questo comune, ma evidentemente è duplicabile, replicabile in tutti i comuni italiani. È un modo da parte nostra di collaborare con i comuni per far crescere la sensibilità e la cultura ambientale nelle città. È un obiettivo strategico che noi abbiamo e quindi mi fa molto piacere iniziare da Chieti per tutta una serie di ragioni. Sicuramente i temi su cui noi lavoriamo molto a livello nazionale sono quelli dell'educazione ambientale, che stiamo provando a trasformare in un'educazione al benessere, che quindi contempla sia la parte più stretta di educazione all'ambiente, di rispetto della natura, ma anche quella di corretta alimentazione, guida all'esercizio fisico, tutta una serie di cose che possono essere a vantaggio delle nuove generazioni.
con questo nostro messaggio di un ambientalismo moderno molto umanista, ossia dell'uomo al centro del sistema ambiente ed in grado di dialogare con vari settori dell'economia, della società e della cultura. Per noi è importante che l'ambiente sia contemplato in tutti i programmi e progetti e che nello stesso tempo noi possiamo dare un contributo un po' a tutti. Andiamo all'Aquila adesso, presentate in prefettura le iniziative della Settimana Santa per la solenne processione del Cristo Morto del Venerdì Santo. Quest'anno la scorta d'onore è stata affidata al personale della prefettura aquilana. Daniela Rosone. Il prossimo 30 marzo, in occasione del Venerdì Santo, si rinnoverà alle 20 all'Aquila la 63esima edizione della processione del Cristo Morto. Quest'anno per la prima volta la scorta d'onore sarà affidata al personale della prefettura dell'Aquila. Organizzato dall'Associazione Cavalieri del Venerdì Santo, che dal 2000 per questo evento supporta i frati di San Bernardino, il corteo aquilano è particolare e unico nel suo genere, perché caratterizzato soltanto da simulacri di arte moderna che sfilano lungo le vie del centro. La maggior parte di questi simboli furono realizzati nel 1954 da Remo Brindisi, di cui ricorre il centenario della nascita. La ricorrenza sarà sottolineata da una conferenza che la pronipote Linda Brindisi, anche lei artista, terrà martedì 27 marzo alle 17 nel Munda. Sarà affidata per la prima volta al personale dell'UTG della prefettura dell'Aquila, la prima volta che la prefettura farà la scorta d'onore dal 1954, da quando si svolge la processione moderna all'Aquila. Per quanto riguarda tutte le iniziative, come vi siete organizzati? E quest'anno abbiamo cercato di fare un calendario che comprende 4 eventi, oltre compresa anche la processione. Si parte dal martedì con un omaggio a Brindisi, a Remo Brindisi, che ha realizzato 14 simulacri del Cristo Morto, e di cui quest'anno ricorre il centenario. E verrà una pronipote a parlare della figura di quest'artista che recentemente si è laureata all'Accademia di Brera, presentando una tesi sullo zio e parlando anche dei simulacri del Cristo Morto aquilano. Quindi a novembre scorso per la prima volta il Cristo Morto dell'Aquila è entrato all'Accademia di Brera, seppure in foto. Questa pronipote vive a Milano, fa un'artista anche lei, e il 27 marzo al Munda, martedì, illustrerà al pubblico la sua tesi anche con diapositive. La scorta d'onore dei dipendenti della prefettura dell'Aquila sarà impegnata anche il giovedì santo, 29 marzo alle 18.30, nella Basilica di San Bernardino. A loro verrà effettuata la tradizionale lavanda di piedi. Il venerdì santo alle 16.30, inoltre, nella Basilica di San Giuseppe Artigiano in via Sassa, il Conservatorio Aquilano Statale di Musica Alfredo Casella eseguirà lo Stabat Mater nella versione di Giovanni Battista Pergolesi. E apriamo adesso la pagina di sport, iniziamo con il Pescara, seduta mattutina a porte chiuse per i biancoazzurri, penultima giornata di lavoro per la squadra di Massimo Epifani, prima di affrontare la capolista Empoli domenica pomeriggio alle 15 allo stadio Adriatico Cornacchia. Direzione di gara affidata a Marco Piccinini di Forlì. Si va verso la conferma del 3-5-2 visto da Avellino, con una sola eccezione: Macin prenderà il posto di Valzania, impegnato con la nazionale Under 21. Ieri sera poco più di mezz'ora di impiego per il centrocampista nell'impegno tra Italia e Norvegia. Quella di domenica, peraltro, sarà una partita da ex per il capitano del Pescara, Gaston Brugman, il servizio di Andrea Costantini. Resta lunga la lista di assenze del Pescara in vista del big match con l'Empoli. Fuori causa Campagnaro, Proietti, Mazzotta, i nazionali Valzania e Capone, Falco e Bovo. C'è grande rammarico specie per gli ultimi due. Falco, il giocatore arrivato dal mercato di gennaio che più avrebbe dovuto incidere, è di nuovo ai box e rischia di rimanerci per altri 20-30 giorni. Bovo era tornato da poco più di una settimana in gruppo, ma si è fermato proprio mentre il tecnico Epifani ne ipotizzava l'impiego, essendo anche difensore
ideale per la difesa tre biancazzurra, che invece domenica sarà la stessa delle ultime due giornate, a meno che Fornasier, che ha accusato qualche fastidio dopo Avellino, non sia costretto ad alzare bandiera bianca. Nel caso pronti Gravion o Fiamozzi, quest'ultimo provato nel trio difensivo. Nei cinque di centrocampo unica novità sembra essere Macin, che prenderà il posto di Valzania, verso la conferma anche il duo d'attacco Mancuso-Pettinari. Nell'Empoli fuori causa Veseli, Zaic e Benasser, sarà Ninkovic il trequartista dietro la coppia atomica Caputo-Donnarumma, Brighi e Lollo si contendono un posto in mediana. È tornato in gruppo Unterzé, che però partirà dalla panchina. Sarà una gara speciale per Gaston Brugman, ex della partita. Sui toscani il capitano biancazzurro spende parole importanti, ma nessun passo indietro. Quasi sicuro il prossimo anno in Serie A, quindi è una bella gara e la affrontiamo con i coltelli fra i denti. Ho tanti, adesso non tanti, però ho avuto dal settore giovanile fino alla prima squadra, conosco a tante persone che lavorano dentro l'Empoli, sono sempre, ho ringraziato sempre loro e mi hanno sempre sostenuto e mi hanno trattato benissimo, quindi è una partita da ex, ma ho tanti bei ricordi. Brugman torna anche sulla prodezza di Avellino e sulla sua stagione. Diciamo che la differenza l'ha fatto lo stop, che mi è rimasto perfetta, poi arrivavano proprio due giocatori a chiudermi e ho avuto la velocità di pensiero di calciare subito, quindi è andata benissimo e il gol più bello secondo me che fino ad oggi ho fatto, quindi sono contento. Non è un problema di posizione adesso, mi trovo bene ovunque. Io sono contento per il campionato che sto facendo, anche a livello di personalità sono cresciuto. Credo che la capitania mi ha dato delle responsabilità in più e ho saputo rispondere, quindi su questo aspetto secondo me ho cresciuto tanto. In Serie C, dopo il passo falso nel turno infrasettimanale, il Teramo torna a giocare tra le mura amiche contro la Triestina degli ex Petrella e Coletti, anche se il centrocampista rischia di non esserci a causa di un infortunio. Per il Diavolo praticamente obbligatorio vincere per allontanarsi dalla zona pericolosa di classifica. Vediamo. Dopo la beffa rimediata a Bolzano, il Teramo si rituffa nella mini preparazione in vista della gara di dopodomani al Bonolis contro la Triestina. Il Diavolo, terz'ultimo in classifica, deve fare risultato, al di là del valore dell'avversario e delle contingenze di calendario, perché l'inopinata e per certi versi immeritata sconfitta di mercoledì complica maledettamente i piani dei biancorossi in vista della salvezza, ancora in tasca ma con Sant'Arcangelo e il Fano ormai non troppo distanti. Proprio queste ultime due formazioni però saranno di scena l'una contro l'altra in terra di Romagna, mentre il Teramo se la vedrà con gli alabardati dei tanti ex, Mirko Petrella, Tommaso Coletti e dietro la scrivania Giuseppe Daniello. Gli alabardati sono una delle delusioni del campionato, nonostante una rosa di grandissimo livello la squadra non ha mai davvero svoltato. In stagione c'è stato anche il cambio di panchina, con Sannino dimissionario a febbraio dopo la vittoria esterna con Renate, ma in disaccordo con il direttore sportivo Mauro Milanese sulla gestione della squadra, affidata da qualche settimana al vice di Sannino, Principalli. Il nuovo allenatore finora non ha mai perso, due vittorie e quattro pareggi, ed è proprio questa, la pareggite, il vero male della Triestina in campionato, perché la formazione giuliana è l'unica che ha impattato più del Teramo, 14 partite col segno X, una in più del Diavolo, e i punticini hanno impedito di poter lottare per i primi posti. Eppure la rosa allestita era già di altissimo profilo e ulteriormente rinforzata a gennaio. Uno dei colpi a sensazione è stato proprio Tommaso Coletti, a Teramo nella stagione 2012-2013, quella dei playoff conquistati nel nubifragio contro la Salernitana e della prima divisione lasciata solamente all'ultimo atto con l'Aquila. Fischia Pagliardini, va Coletti, suo tiro, rete! Coletti porta in vantaggio il Teramo! L'addio del mediano pugliese fu ricco di polemiche, la lite con il patron Campitelli per convincerlo a lasciarlo partire e la trattativa complicata col Brescia, che poi però prese il giocatore. Probabilmente però Coletti sarà costretto a saltare la sfida a causa di un infortunio muscolare. Tutt'altro addio quello di Mirko Petrella nel corso dell'estate scorsa, dopo anni alla corte del Teramo. Il folletto pratolano è rimasto molto legato a Teramo, che lo ha cresciuto e ne ha anche curato i tanti acciacchi avuti in una carriera tormentata dai contrattempi fisici.
In casa Diavolo invece è rientrato Panico, ma chiaramente avrà bisogno di tempo per mettersi a posto. Dunque non dovrebbero esserci stravolgimenti sul piano della formazione. L'unica incognita sarà capire se Palladini vorrà usare maggiormente con il tridente davanti per fare la partita, oppure cercare di rintuzzare in prima battuta le offensive della Triestina e poi provare a dare una scossa in corso d'opera. L'esperimento dei due piccoli davanti, Bacio Terracino e Fratangelo, non ha dato grandi risultati. Anzi, la squadra non è riuscita a sfruttare eventuali ripartenze e allora è probabile che il 3-4-3 possa essere la risposta al fatto che il Diavolo non segna da 283 minuti, dal gol di Graziano a Padova datato 3 marzo. 20 giorni e 3 partite senza segnare, un fardello troppo pesante che sta trascinando il Teramo verso il basso. Davanti allora dovrebbero rivedersi dal primo minuto Gondò e San Domenico, con Bacio Terracino non al meglio, ma troppo importante per provare a centrare una vittoria che allontanerebbe per un po' la pressione. Calcio 5 adesso. Scattate ieri le Final 8 di Coppa Italia, Pescara sconfitto ed eliminato da Napoli, buona comunque la gara dei biancazzurri rimasti in partita fino alla fine. Prestazione d'autorità per l'Acqua e Sapone che batte 1-6 Pesaro, squadra che ospita la manifestazione. Domani alle 20.30 la squadra del patron Barbarossa se la vedrà in semifinale proprio contro Napoli, vediamo. Prima giornata del Final 8 di Coppa Italia di calcio a 5 al Palafiera di Pesaro, in chiaro scuro per le due rappresentanti abruzzesi. Resta in corsa l'Acqua e Sapone che in semifinale se la vedrà domani sera alle 20.30 col Caffè Lollo Napoli. Eliminazione ai quarti per il Pescara e dunque niente derby per la squadra di Patriarca. Nonostante la sconfitta, il quintetto biancazzurro può guardare all'ultima parte della stagione con maggiore convinzione dopo la prestazione comunque positiva e gagliarda fatta vedere contro Napoli. Intanto si è rivisto Fernando Wilhelm, tornato in campo dopo l'operazione al crociato della scorsa estate e 7 mesi di attesa. Partita spettacolare nel primo tempo, coi biancazzurri costretti sempre ad inseguire le reti di André Ferreira e Peric con Borruto e Salas. Ancora Peric per il vantaggio napoletano prima dell'intervallo. Nel secondo tempo Cuzzolino sfiora il pari su tiro libero, Napoli centra due pali ma chiude la partita nel finale quando Patriarca va col portiere di movimento, ma i gol li trova e per ben due volte l'estremo del Napoli e Spindola per il 5-2 definitivo, anche troppo largo per quanto visto. Nell'altra semifinale non c'è stata storia, l'Acqua e Sapone ha fatto valere la sua netta supremazia e si è sbarazzata della squadra che ospitava la manifestazione, l'Ital Service Pesaro. Proprio il fattore ambientale poteva essere un ostacolo e invece la squadra di Perez ha messo in chiaro le cose con un avvio veemente tradotto in un 1-2 nei primi 7 minuti, prima De Oliveira e poi Calderolli. Pesaro però reagisce, spinta dal suo pubblico, ma deve fare i conti con la serata di grazia di Mammarella. Nel secondo tempo l'Acqua e Sapone chiude i conti con Coco Wellington, la doppietta di Gabriel Lima e Boccao. Di Marcelinho il gol della bandiera pesarese per 1-6 finale che proietta la squadra del patrone Barbarossa alla semifinale di domani sera con Napoli, trasmessa in diretta dal canale Fox Sports. Nell'altra parte del tabellone, semifinale tutta veneta tra Came Dawson e Luparense alle ore 18. Domenica, sempre alle 18, la finalissima. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo gli appuntamenti con il nostro TG alle ore 19 e alle ore 23. Tutto, buon pomeriggio.